Al mio paese, l'inverno cambia il gusto delle cose, il colore delle case. Lentamente prendono un tono di grigio che prima non c'era. S'abbassano i rumori e anche le strade cambiano i suoni. È l'inverno che fa nascere e finire le cose. Tutte le cose che poi tornano alla luce, mi viene da pensare. Al mio paese ci sono giorni che sei contento e non sai perché. Succede d'inverno che ti alzi presto la mattina ed è domenica. Il cielo è completamente sgombro e pensi che il tempo sia quello perfetto di una passeggiata, una lunga passeggiata a piedi, anche nel freddo. Mi sono incamminato alcune volte d'inverno per la strada provinciale che porta fuori dal mio paese. All'orizzonte si vede sempre la torre campanaria del castello di Sarzano con sotto la chiesa, come una foglia gialla appesa al cielo. In quell'ora sospesa del giorno di festa si incontra gente che sale al santuario del Carrobbio per prendere una delle prime messe. Io passo oltre la facciata della piccola chiesa. Salgo ancora per un pezzo e svolto a destra e poi a lato. Sono alla Madonica, uno spuntone di terra che s'affaccia sulla valle del Tassobbio, qualche casa colonica e soprattutto cortili e radure di prato che ti lasciano spaziare con gli occhi sopra l'Appennino. La pietra di Bismantova è la chiostra delle montagne, molto più in là. Montagne fin quante ne vuoi, ha scritto qualcuno. Osservo. Osservo e penso alla storia del mio paese. I ricercatori di borghi antichi non possono non visitare Vercallo, amena località sulla via Percanossa. Numerosi sono i prodotti tipici, quali savourette, erbazzone, miele e formaggio pecorino. A Casina si produce pecorino dell'Appennino reggiano perché è un prodotto antico delle nostre zone e quindi noi abbiamo deciso di riprendere un pochino le tradizioni gastronomiche del nostro territorio. Numerosi i vigneti compresi nella zona del Lambrusco reggiano,
gran pregio sono gli insaccati di carne suina prodotti da artigiani locali. Vere specialità sono la pancetta canusina e il salame fiorettino,